sicuramente avrete notato una presenza nuova nello studio, non è mia. Adesso vi racconto perché questa culla è qui. Però prima salutiamo il dottor De Bonis, che poi ci resta male. Per la culla? No, che magari poi uno si dimentica di... No, magari, anzi, sarebbe una cosa meravigliosa. Normalmente è una cosa meravigliosa, ma se una culla è in un tribunale, probabilmente perché c'è qualcosa che non è andato al posto giusto. Esatto. Vero? E pertanto, per spiegarlo, iniziamo il processo. Perfetto, dottor De Bonis, grazie. Effettivamente Gianfranco Di Pasqua dalla regia, che sicuramente starà facendo dei dettagli, ci potrà far notare quanto questa culla sia antica e preziosa. Io non so neanche se si usano più le culle così, queste sono culle di un tempo. Ci sono ancora in giro, piacciono. A me piacerebbe molto avere una culla così e penso che costi anche tanto. Se c'è una culla vuol dire che c'è un bambino, se c'è un bambino vuol dire che c'è una coppia, se c'è una coppia vuol dire che c'è amore. Normalmente è così. Purtroppo oggi questa culla ha portato dolore e discordia nella famiglia dello sposo e della sposa in questione. Oggi abbiamo a verdetto finale due consuoceri, sono la signora Raffaella e il signor Gaetano, e sentiamo dalla voce di Raffaella perché siamo qui e perché c'è questa culla. Certo, buongiorno Veronica. Dunque, io sono venuta qui per chiedere alla giuria popolare di farmi dare questa somma pattuita di 10.000 euro per il pranzo nuziale che io ho anticipato per i nostri figli Francesca e Paolo. E che in totale era 20 di Francesca. Della mamma di Francesca, sì. La mamma della sposa. Della sposa, che in totale era 20.000 euro. Grazie Raffaella. E il papà dello sposo, quindi il signor Gaetano, che cosa risponde? Sono qui per non darle neanche un centesimo. Ecco, ah, fantastico. Ma signori, scusate, ma siete nonni o non siete nonni? Beh, lo scopriremo perché è lunga la cosa, eh? Ci tenete sulle spine. La faccenda. Comunque, niente, non le do un centesimo, come ti dicevo Veronica, semplicemente perché hanno estorto un mio consenso a questo matrimonio con l'inganno. Ed io non do niente. Avvocato Codillo, si tratta di inganno, veramente? Un inganno c'è, ma non è stato posto in essere dalla mia assistita. E peraltro il consenso della controparte non è legato all'induzione in errore. Vi è stato un patto e ora l'accordo va rispettato. Grazie, Avvocato Codillo. Avvocato Radogna, buongiorno. Buongiorno, Veronica. Sì, è vero che l'inganno non è stato posto in essere direttamente dalla controparte, però diciamo che la controparte ha concorso in maniera determinante a che il mio assistito acconsentisse a dividere al 50% questa somma e che soprattutto si convincesse ad acconsentire a questo matrimonio quando anche non ce ne fosse bisogno, perché i ragazzi, come vedremo, sono maggiorenni. Grazie agli avvocati, salutiamo il nostro presidente di giuria, attrice, conduttrice, scrittrice, cantante, Enrica Buonaccorti. Nella tua lunga carriera hai fatto veramente tante cose. Grazie, sono contenta di essere tornata qui a verdetto finale, mi piace molto. Sei curiosa di questa faccenda della culla, immagino. Guarda, come tutti. Io pensavo che fosse la culla o di Magalli o di Pupo, quando l'ho vista così ricca. Ho immaginato Emanuele Filiberto, no, con tutti questi pizzi. Emanuele Filiberto che culla Pupo, ho pensato. Che... No. Ti prego, Enrica, fammi ritornare nei ranghi, altrimenti io non riesco più ad andare avanti. Grazie infinite, Enrica, grazie giurati. Allora, la culla della discordia. Raffaella, non so da dove cominciare, sinceramente. Sì. L'inganno, ecco, partiamo dall'inganno. Diciamo che la storia è un pochino complicata, ma io inizio a spiegarti un po' com'è andata la situazione. Io sono la mamma di Francesca. E... Età dei vostri figli? 18. 18 anni, anche suo figlio ha 18 sì, anni? Sì, sono coetanei. Ah, proprio ragazzini? Appunto, proprio ragazzini. Diciamo che... Devo stare attenta oggi a come parlo. Sì, che questi nostri figli si sono innamorati dal primo anno delle superiori. E ora sono al quinto anno, noi veniamo da una cittadina di 5.000 abitanti in provincia della Campania. E questo amore è sbocciato subito dalle scuole superiori. Un amore che è stato subito contrariato da questa figura del papà
che ha avuto sempre da ridire nei confronti di mia figlia e nei confronti della mia famiglia. Veronica, scusami, devo intervenire per forza, perché lei parla di amore alle superiori. Lei, stiamo parlando di amore, come definisce la signora, ma tra due bambini che andavano alle scuole medie, poi cioè ragazzini. Gaetano, lei, sua moglie, quando l'ha incontrata? Beh, io avevo 18 anni e... Quindi? L'ho incontrata a 18 anni e mezzo. Oh, un attimo. Io l'ho incontrata a 18 Veronica, anni e mezzo. A sto punto mi sono sposato anche... a 28, però, scusa. Mi viene anche il dubbio se gliel'hanno imposto o se l'è scelta. Non lo so questo, per il suo carattere. Va bene, comunque... Vabbè, stiamo andando parecchio indietro nel tempo. Quindi, appunto, questi due ragazzini si sono innamorati. Sì. Allora, io ho sempre osteggiato questo rapporto. Ho capito perché. Ho osteggiato questo rapporto perché innanzitutto a me non piaceva, fondamentalmente non piaceva la famiglia del ragazzo. La e signora su Raffaella. Tutti la signora Raffaella. È una storia un po' lunga perché, Veronica, devi sapere che io sono, ho un atelier di moda in questo paese, il primo, sempre, Napoli, vicino sempre Napoli, in questa provincia, in questo paese, ed è stato il primo negozio di abbigliamento nella, in zona, anche nel circondariato, tant'è vero che sono famosissimo per aver messo su questa attività. Non è l'unico, Veronica, perché l'atelier ce l'ho anche io e questo è il motivo di discordia, insomma. Siete proprio concorrenti. Ecco, allora, è un po' questo il problema di base. Qual è l'atelier più bello? Allora innanzitutto il mio si può definire un atelier, il tuo è un negozietto. Ma non cominciamo credo a dire subito. Ecco. Tant'è vero che io la mia insegna è atelier da Gaetano, tutto per la sposa, per lo sposo e per gli invitati. Ecco. Lei c'ha negozio abbigliamento da Raffaello. Insomma, credo questo che ne approfitta anche commercialmente, vedi come vedi. Articoli diversi. Diciamo che insomma abbigliamento, lui ha più roba antica, diciamo. Io c'ho roba di qualità e lei c'ha pezzi di... I suoi clienti ormai sono diventati miei clienti. Di mercatino, insomma. Perché lui ricicla roba degli anni precedenti. E diciamo che non sono soddisfatti, allora vengono da me i suoi clienti. Raccontiamo le cose utili alla storia, signori. Sì. E allora, ti spiego. Anzi, mi spiego. Questa signora, ha fatto sì, ha spinto proprio... con una mamma scellerata, a mio avviso. Cioè, Gaetano, ma che cosa dici? Si è scellerata, perché non si può spingere due ragazzini ad arrivare ad un matrimonio, cosa così importante, cosa così seria, specie oggi, Raffaella, specie oggi, con tutti questi problemi. Tu hai spinto, hai fatto quasi la spalla di questi due, ma... senza né arte né parte, due studenti che stanno ancora a scuola, non sanno neanche se continueranno, avrebbero continuato. Veronica, te la posso raccontare io, scusami? Certo. Forse un attimo, un po' di confusione. Sì, un sì. po' di confusione. I ragazzini parlavano di matrimonio, proprio perché non ce la facevano più a sopportare questo elemento che continuamente li controllava a scuola, non potevano andare a mangiare una pizza, non potevano andare a mare con gli amici. A un certo punto questi ragazzi hanno deciso di sposarsi il 20 di dicembre. Ma prima di sposarsi... Il matrimonio sarebbe stata una soluzione. Al controllo eccessivo, ecco, di Gaetano. Diciamo una... No, non è proprio così. No, ma non è si che... può pensare che due ragazzi si sposano per allontanarsi da un genitore. No, Veronica... Ma mi sembra veramente... Veronica, cercavo di interpretare il pensiero Veronica, della è il suo pensiero. Sì, sono arrivati due o tre mesi prima del matrimonio da me dicendomi che c'era un problema, tra virgolette, che c'era una gravidanza di mezzo. Ah, quindi una cosa abbastanza seria. Era incinta, Francesca era incinta, quindi pensa un po' a una doccia gelata a me, perché giustamente... 18 anni, piccolina, stavano facendo ancora gli studi, ancora non diplomati, insomma a me mi è arrivata proprio una doccia fredda, bella e buono. Però in tutto questo che cosa potevo fare? Potevo solo che aiutare due anime che si erano incontrate, no? Da mamma. Ho capito. Cosa talmente difficile oggi. Infatti la cosa cambia. Ecco. Gaetano, lei come ha preso la storia della gravidanza? Beh, innanzitutto, Veronica, io dovrei dire, una mamma che ha fatto la spalla a questo fidanzamento, dandogli questo significato così intenso a questi due ragazzini, ha fatto sì che poi sono arrivati a una gravidanza, perché io li controllavo, innanzitutto ognuno si controlla le proprie cose, io a mio figlio me lo controllo. Ma come se tuo figlio era la femmina in questa situazione, la femmina era mia figlia. Io mi controllo, insomma, voglio dire, non li controlliamo sti ragazzi e non li controlliamo, li andiamo a controllare e li controlliamo e non va bene. Comunque io come l'ho presa questa notizia e come ho reagito? Lei ha avuto una doccia fredda, io una scossa elettrica. Se lei ha una doccia fredda, io una scossa elettrica. Si è fatta afferrare per pazzo. Sì, perché la sedia dove ero seduto era diventata una sedia elettrica. La sera mi sono venuti a casa
Mi sono venuti a casa a dirmi, con quel candore che contraddistingue la figlia e mio figlio: papà, aspettiamo un bambino. Veronica, credimi, volevo morire. Se non fosse stato che mia moglie mi ha tenuto, sarei cascato a terra dalla sedia. Volevo morire. Un bambino, perché io mio figlio lo considero un bambino e una bambina, aspettavano un figlio. Stavo prendendomi un colpo apoplettico. Sì, ho capito, tu te ne vieni ma con la doccia. Ma di fronte a una notizia del genere, che cosa vuoi fare? Cosa avete che deciso vogliamo di fare? Abbiamo deciso di che cosa si può fare di fronte a una cosa del genere. Certo, potevamo pensare qualcosa di illegale. Abbiamo deciso di aiutarli. Certo, certo. E abbiamo deciso insieme di aiutarli. Abbiamo deciso insieme perché dovevamo fare tutto al 50%, cosa che lui ancora non ha messo mano alla tasca. No, perché no. Fino ad oggi ho pagato tutto io. No, cosa no, avete no. Il matrimonio si è celebrato? No, certo, sì, come no? A dicembre, 20 dicembre? Sì, a dicembre. A dicembre. A dicembre, il 20 dicembre. Che matrimonio è stato? Non mi sarete fatti mancare niente, no? No? Era una sfida, l'unica figlia femmina, se permetti, Veronica, io ho voluto dare il massimo, perché fortunatamente a noi i soldi non mancano. Quindi, voglio dire, almeno potevo fare una festa sfarzosa, Ave Maria in chiesa. È stato veramente una grande soddisfazione. Un banchetto che non finiva no, mai, non abbiamo finiva iniziato mai. Alle 2, abbiamo finito, non so, alle 10 di sera. Tipico dalle parti nostre. Sì. Sì, hanno con mangiato, suoni, cantanti. Hanno mangiato, chiedimi come era il pranzo. Mangiato divinamente. Non lo so perché avevo un rospo qua, non ho mangiato niente. No. Veronica, ma sai perché io è rimasto qua? Perché lui ancora deve tirare fuori questa cifra, perché la cifra da pagare... L'ho pagata io, l'ho anticipata io, grazie come a me. E come consuetudine paga la consuetudine, devi pagarla tu. Che io vi ho fatto raccontare dire. Fin qua questo matrimonio molto carino, molto bellino. L'inganno, la bugia. Dove perché sta? Siamo qua. Lei perché non vuole dare questi 10.000 euro del banchetto? Allora, perfetto. Che ha pagato, che ha anticipato. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare nella fase in cui... Di più io. I preparativi, di più. No, vabbè, ho dato un appartamento, va bene. Poi dopo lo spiego, però a un certo punto non mi è stato detto da lei, da questa signora, che sapeva che quella gravidanza non esisteva e non mi è stato detto. Ma non ed è un detto, inganno. Non è un inganno, è un'omissione no, di come vanno no, le cose. Sai perché? Ora ti spiego. Stai perché. Parlando col genitore del marito allora di tua figlia. Allora la io la trovo una cosa veramente. Ma non è una cosa. Gusto. Brava. Non si fa. Dunque, non si fa. Non si fa. Comunque, posso visto spiegare, che Mara, posso Raffaella, spiegare le mie ragioni che purtroppo... Mi racconti. A me è stato detto 15 giorni prima del matrimonio, sempre con un faccino candido, tutte e due figlioletti sono venuti a casa, ci siamo presi un bel caffè. Due criminali. Criminali a parte, lì si doveva riparare vabbè, ad un qualcosa. Vabbè, io ho pensato fatto a questa cosa, ragazzi. Cioè, Veronica, perché hanno inventato questa bugia? Perché non ce la facevano più a sopportare i suoi controlli. Sembra una cosa leggera, ma ti ripeto che non è così. Non mi sembra un escamotage, come dire. Loro però a me l'hanno detto perché questa era una menzogna che si sono, diciamo, una messa in scena che hanno creato loro perché... Forse hanno scherzato non, un po' troppo senza immaginare troppo, che la cosa troppo. Potesse... Però, ecco, allora... A quel punto, Veronica, immaginare. Io che cosa potevo fare? Conoscendo Gaetano... Dovevi fare quello cacciato, che fanno le persone adulte, venire dalla adulto, cioè il papà e la mamma del marito di tua figlia, e raccontare la verità. Ecco, invece lei la verità. No, io quando l'ho scoperta. Quando l'ho scoperta? L'ho scoperta, ecco, la culla, appunto. La sera del banchetto, quando è finito, credimi Veronica, io non li per un attimo non volevo più vedere la famiglia della ragazza. Cioè, ma tu pure prima non potevi marito, vedere. Vabbè, il marito non dà fastidio perché il marito non conta niente, è un soprammobile tuo marito. Basta, basta. Non si ricorda neanche il nome. Allora, cioè, mia moglie. Sono una persona educata. Mia moglie Yolanda, poverina, è un'ingenuona. Ecco. Cosa aveva fatto? Aveva sprecato tanto di quel tempo delle sue giornate con tanto amore, aveva fatto ristrutturare spendendo un sacco di soldi. E io pago perché ho cacciato io i soldi. Ma quando paghi tu Gaetano? Aveva acquistato questa culla e fatto la sorpresa agli sposi. Io non sapevo niente, neanche della culla, non sapevo niente. Quindi mi hanno convinto ad andare a casa degli sposi insieme ai due ragazzi, insieme a lei, al marito, e io e mia moglie. Ci siamo presentati. Io controvoglia, credimi, siamo arrivati in casa e accesa la luce mia moglie, l'ingenua, ha detto: guardate che bella sorpresa. A quel punto anche io ho gioito per vedere questa culla, perché tanto oramai pensavo sono nonno, la culla
Io ho visto le facce sue e quelle dei due sposini bianche. Ho detto, ma hai fatto nuai a fare sta culla? Perché stanno... cioè, mo gli viene qualche cosa. Quindi... E non, io non pensavo, cioè, non... ma mai, mai a pensare una qualcosa. Pensavo che non le piacesse la culla. Sì. Quando i due ragazzi candidamente, come dice lei... Cioè, lo puoi dire mi forte. Ecco, mi dicono, papà, veramente il figlio, la gravidanza, il bambino, non c'è una... abbiamo detto così perché sennò tu non ci facevi sposare. E lei ha detto, sì, io lo sapevo. Lo sapevo, ma io veramente l'ho saputo 15 giorni prima e non stavo sapevo morendo. Niente. E niente. Questo ci tengo a ribadirlo. Vabbè. Perché voglio dire, dal momento che mi è stato detto sta cosa, da un lato ero contenta perché mia figlia poi ci teneva a farmi sapere che entrava in chiesa illibata. E quindi lì io sono stata felice. Però di fronte a una notizia del genere, io che cosa dovevo fare? Lui non sarebbe venuto al matrimonio sicuramente. Non è vero, non è vero. Veronica, credimi. Non potevo fermare il matrimonio a quel punto perché tutto era già pronto. Non è vero. Non mi interessa neanche dei soldi che erano stati spesi, eccetera. Però nel nostro paese ci sono le male lingue, si usa un po', no? Quando ci sono delle cattiverie escono fuori. Avevamo già preparato tutto, io non me la sentivo. Allora che cosa ho detto? Facciamo una cosa. Questo io l'ho detto. Blocchiamo tutto. Quando tornate dal viaggio, perché poi già il viaggio, facciamo una bella cena con i consuoceri e ne discutiamo. Ormai la storia è fatta. E parliamo col cretino che ero io. No, perché tu non volevi, volevi questa parentela. E il signore è grande, perché ormai io e te siamo parenti. Ma comunque non continui questa parentela. Oh, mamma mia, mamma mia. Basta che io non ti frequenti, Veronica. Abbia pazienza, ormai il matrimonio è fatto. Sì, ma pensi veramente che io, se avessi avuto la notizia della non gravidanza... La gravidanza inesistente. È inesistente, io avrei negato il matrimonio a mio figlio. Ah, chi può dirlo, chi può dirlo? Adesso magari è facile. No, sono un genitore, so, comunque, signori, no? Comunque, permettetemi un attimo, Raffaella e Gaetano, perché io devo chiedere alla Federica Buonaccorti che cosa ne pensa di questa storia e fino a che punto si può mentire per salvare una giovane, fresca storia d'amore. I Capuleti e i Montecchi all'ombra del Vesuvio, mi sembrate voi comunque. Che non Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca. Ah, è vero, sì. Paolo e Francesca. Abbiamo fatto un po' di confusione di autore, ma insomma, no, che posso dire? Se si può mentire, tu dici fino a che punto per salvare una storia d'amore. Una storia d'amore. Io sono piuttosto severa sulle menzogne, per me sono una cosa grave. Sempre. Credo che... ognuno di noi e poi tutti noi come collettività abbiamo molto bisogno della verità che latita in questo paese e anche fra individui e poi si è molto superficiali nel dire va, per dirla sì. No? Così va buo, trasito, non importa, no, una bugia resta e resta bugia. Sospesa e secondo me io avrei detto le cose come stanno. Mi è piaciuta una frase che ha detto il consuocero quando ha detto tu adulta venivi da un adulto a parlarne. Questo non è proprio sbagliato secondo me. E allora Enrica, grazie per ora e chiediamo al nostro giudice il valore giuridico della parola consuetudine. La consuetudine parte dal vocabolario. E poi spieghiamo perché stiamo facendo riferimento alla parola consuetudine certo. In questo processo, infatti, che non è casuale. Parte dal vocabolario. Parte e arrivo subito, non è che mi ho fermato intermedie. La prima accezione di consuetudine è la dimestichezza, la familiarità stabilita mediante rapporti costanti e ripetuti, cioè l'amicizia, cioè consuetudine di frequentazione. E questa è la forma, diciamo, sociale. Poi c'è la consuetudine come modo costante di procedere e di operare, l'abitudine, il costume, l'usanza, la tradizione. In questo caso ho sentito che naturalmente per tradizione, per consuetudine, ecco che arriviamo, la famiglia della figlia femmina è quella tenuta, ma tenuta non nel senso giuridico assoluto, ma nel senso tradizionale, ad accollarsi le spese del banchetto di catering. E lei lo sapeva questo qui? Sì, sì. Vabbè, d'accordo, la signora lo sapeva. Infine c'è la fonte di diritto, è quella normativa, la fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante
di un determinato comportamento, quello che si fa nelle trattative commerciali non scritto, e questo comportamento da parte della generalità dei soggetti accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Cioè ci sono dei modi di risolvere, cioè di concludere un contratto che non scritti possono essere riportati o alla consuetudine come clausole d'uso, come se integrassero il contratto, o addirittura se, come dice l'articolo 1 delle preleggi, fossero previste dai regolamenti e dalle leggi, allora diventano usi normativi, cioè dire usi che si integrano come se fossero norme di legge, non norme contrattuali. E infine gli usi interpretativi, quando vi è una, come dire, una clausola, una pattuizione ambigua, allora si ricorre a come in precedenza è stata risolta e si chiamano usi interpretativi. In questo caso quindi abbiamo la consuetudine non sotto il profilo strettamente coercitivo, cioè quello giuridico, ma come tradizione. Esatto, quello ci interessava. E questo ci interessava perché poi può avere anche degli aspetti giuridici. A cui ci arriviamo, a cui arriveremo tra poco. Grazie, grazie. Primo interrogatorio, dottor De Bonis. Avvocato Radogna, può interrogare la signora Raffaella. Grazie, signor giudice. Devo necessariamente rifarmi a quanto alle considerazioni svolte dal nostro giudice e riprendo da questa domanda. È vero, signora, che per consuetudine, per tradizione, la famiglia della sposa che deve provvedere al pagamento del banchetto nuziale? Sì, sì, dalle nostre parti si usa così. Ecco, e come mai in questo caso invece avete deciso di suddividervi al 50% avevamo questa stabilito spesa? Sì, sì, avevamo stabilito che insieme avremmo pagato il tutto al 50% anche col consenso del figlio, per Paolo. Quale motivo? Proprio perché c'era lo zampino di Paolo, nel senso che quando è nata questa mensiscena di gravidanza e poi nonno, eccetera, pagamento hanno fatto al 50% sia mia figlia che Paolo. Quindi diciamo che anche la quota del 50% posta a carico del mio assistito e per la quale lei oggi pretende questa somma di denaro è frutto di quella menzogna, ovviamente. Sì, sì. Bene. Io potrei anche fermarmi qui, però vado avanti perché per me sarebbe già più che sufficiente. Però se non andiamo avanti, senta, i due ragazzi all'epoca erano già maggiorenni, giusto? Sì. Quindi volendo potevano liberamente sposarsi, non necessitavano del vostro consenso, della vostra autorizzazione. Evidentemente, giusto? Il figlio. Aspetti, conoscendo no, il padre. No, mi faccia finire la domanda. Scusi. Perché avallare la loro menzogna? Cioè, mi spiego, una volta che lei ha appreso che la gravidanza di sua figlia era falsa, era inesistente, perché ha avallato la loro menzogna se loro, se davvero avessero voluto sposarsi, avrebbero potuto farlo comunque? Perché? Ma lei pensi che io in tutta questa situazione sia stata contenta? Non sa quante botte una dietro l'altro ho preso perché tutto ciò che avveniva veniva riferito allora a me e non al papà. Perché questo allora se l'è chiesto? In maniera diversa la domanda. Perché il papà ha un carattere che è tremendo. Qualsiasi allora, cosa avrebbero sì. detto i ragazzi, sì. lui si sarebbe opposto. Sì, signora, ecco. Per quanto si poteva opporre il signor Gaetano, però voglio dire... E se poi due non ragazzi potevo mandare all'aria un matrimonio 15 giorni sì, prima perché certo. io 15 giorni prima ho saputo della notizia. Senta, veniamo alle ulteriori conseguenze di questa menzogna. È vero che una volta che il mio assistito ha preso di questa gravidanza, ha regalato di sua spontanea volontà, affinché ne facessero la casa coniugale, un attico ai ragazzi? Bellissimo! Rinunciando al canone di locazione perché era un immobile affittato. Ma queste sono cose che comunque spettavano. No, signora, mi risponda, lui l'ha sì regalato. No? Sì, è vero, sì o no? È vero. Io devo dare le mie ragioni, mi scusi. No, lei prima, deve, regalato, no, signora, lei prima lui... deve rispondere alle mie domande allora, e poi fa le sue considerazioni. Lui, allora, è vero o non allora, è vero? Signora, benissimo, mi scusi. Qua, facciamo sempre deve essere frenata. Sì, ok. Lei volevo... deve rispondere. Aspetti, sì. Lei è irruenda anche con me, quindi la freno anch'io. Per cortesia, ascolti cosa dice l'avvocato e le risponda pacatamente. Certo, grazie. Certo. Mi scusi. Le dicevo che l'attico è stato regalato. È ma vero chi che l'ha ristrutturato? Se mi fa finire un attimo, chi l'ha ristrutturato sono io. Quindi ho tirato fuori all'ultimo minuto altri soldi per ristrutturare un attico bellissimo, per carità. Ho capito. Senta, come mai non ha pensato di dire la verità neanche alla signora Yolanda, alla moglie del signor Gaetano? Mi pare che lei ha un buon rapporto con la signora Yolanda, sì, giusto? Sì, sì, sì. Perché neanche a lei ha detto la verità? No, veramente alla signora Yolanda è stato detto tutto. La signora Yolanda sapeva tutto? Sì, sì, è stato scusi, detto nel momento, tutto. Scusi, nel momento in cui è la signora Yolanda... È stata la signora Yolanda a comunicare il marito, proprio conoscendo il marito, ad anticipare questo discorso. Nel momento in cui la signora Yolanda ha regalato la culla, lo sapeva?
No, vabbè, che non c'è, sa- quello era una sorpresa che volevano fare i ragazzi. Non ho altre domande, giudice. Grazie, avvocato Ladogna. Allora, Enrica, secondo te Raffaella, coprendo la bugia dei ragazzi, voleva effettivamente, come dire, salvare questo matrimonio o in qualche modo colpire maldestramente, dolosamente la controparte, il consuocero, rivale in affari, Gaetano? Potrebbe esserci anche questa seconda ragione, perché chi le tiene Orosp, l'altra tiene l'omissione e questi non si incontrano proprio, insomma, no. Perché questo Orosp urge nella gola di lui. C'è una grossa, c'è molto temperamento fra i due. Bei caratterini. Mamma mia, questi ragazzi vadano via, vadano lontano, lontano. Allora, secondo interrogatorio della mattinata, dottor De Bonis. Avvocato Cudillo, no, grazie, può interrogare il signor Gaetano. Grazie. Signor Gaetano, corrisponde al vero che nei 5 anni in cui i ragazzi sono stati fidanzati, lei ha fatto di tutto per ostacolare questo fidanzamento? Certo, certo che l'ho fatto. Fatto da